immancabile musica rabita, spettacoli, giochi per bambini e i nuovi giganti di cartapesta che hanno fatto bella mostra di sé ma senza sfilare lungo il percorso. Il carnevale estatico è riuscito a portare brio e spensieratezza a Sassonia di Fano. Due serate ricche di emozioni che hanno riempito via l'Adriatico, seppure con una formula diversa rispetto alle edizioni invernali. Nessun lancio di dolciumi a causa della pandemia e carri fermi, posizionati uno di fronte all'altro in zone diverse del percorso. Sembra che siano state due giornate molto serene, molto allegre, tutto nel rispetto delle norme, comunque tanta gente e insomma abbiamo ricevuto svariati complimenti, quindi mi sembra che nonostante il periodo difficile stia andando tutto bene, insomma è un momento di serenità, ci vuole. Apprezzati da fanesi e turisti, punti di animazione sul lungomare a partire dalle attività ludico-ricreative per i più piccoli, affollata la pista di pattinaggio con i giochi di una volta e una grande giostra mossa a pedali. Sui carri invece si sono alternate le esibizioni di band, rapper, un coro gospel, ballerini e Dante Alighieri sul carro dedicato a Paola e Francesca. Si poteva entrare nelle aree spettacolo solo se muniti di Green Pass e non tutte sono state riempite dal pubblico, molte infatti le sedie rimaste vuote. A presidiare l'intera zona ci hanno pensato le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili urbani, ma anche gli uomini della sicurezza privata, i volontari della Proloco e dell'ente carnevalesca. Un grandissimo evento, per noi erano importantissime due cose: la prima, mantenere la macchina del carnevale, mantenere le maestranze, i maestri carristi, tutti coloro che lavorano intorno al carnevale, e fare in modo che i turisti, tanti presenti nella nostra città in queste settimane, potessero toccarlo con mano, e questa potesse essere una grande promozione per quello che sarà il carnevale del futuro. Una scommessa vinta, un ottimo lavoro fatto dai ragazzi, che voglio ringraziare tutti. Voglio ringraziare le forze dell'ordine perché era una condizione particolare. Quindi una bella manifestazione che farà promozione per la città nel futuro. Fine settimana si replica in centro storico, quindi ovviamente vi aspettiamo con altri spettacoli e altri momenti dedicati ai bambini e anche una grande caccia al tesoro, come sapete, e quindi vi aspettiamo, buon carnevale!